Si è conclusa ieri sera al Teatro Alighieri la quarta edizione di Dante 2021, la manifestazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell'Accademia della Crusca, che prosegue il percorso di avvicinamento al settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Durante la serata sono stati conferiti due premi: il premio Dante Ravenna al poeta Valerio Magrelli e Musica e parole al cantautore Roberto Vecchioni. Dottor De Martino, siamo alla conclusione della quarta edizione di Dante 2021, un bilancio. Io sono un po' contrario a fare i bilanci, perché se un bilancio si deve fare lo faremo nel 2021, se ci arrivo, insomma. È andato bene. La gente, io insomma dico una cosa, secondo me la gente comincia anche a volerci un po' bene a questo Dante 2021, perché vengono, stanno al gioco, e danno un grande contributo, perché la presenza della gente è come se ci mettessero sangue nuovo nelle vene, quindi ci fanno venire idee, ci fanno venire voglia di fare le cose. Vi dico quello che pensiamo di fare l'anno prossimo, così cominciamo a ragionare. Pensiamo di fare, non siamo sicurissimi, perché i tempi sono difficili, di fare una grande mostra una grande mostra con contributi europei, da musei, da tutte le parti, sul mito di Dante a partire dalla tomba di Dante. La tomba di Dante, quel luogo piccolino che c'è lì, da lì si è irradiato una quantità di idee e sono ritornate delle idee. Sono andate in giro per il mondo, sono andate a ricostruire l'Italia, a dare un senso all'Italia. Ecco, cercheremo di documentarlo attraverso libri, immagini, disegni, progetti, e sarà una cosa importante per noi, ce la mettiamo tutta. Vorrei dedicare qualcosa, se non addirittura tutto il festival dell'anno prossimo, a Guido Cavalcanti, lo dico, cioè il grande amico, il primo degli amici di Dante. Io credo una cosa, che è la persona che ha avvicinato Dante alla poesia, e sono stati legati per tutta la vita da questa idea, anche quando nelle idee specifiche si erano allontanati e pensavano cose diversissime. Ma quest'idea che attraverso la poesia si poteva parlare, si poteva comunicare, si poteva riflettere sul mondo, si poteva modificare il mondo in qualche modo e modificare noi stessi, si sono, credo, per tutta la vita trovati. Allora sarebbe bello dedicare a lui una volta, una parte, qualcosa, insomma. Queste sono alcune delle idee che abbiamo, vedremo poi che cosa faremo. Quando tornerai, mi dicevo, sai, ci si mangia il cuore a volte per resistere, ma poi vivi e dai e ti accorgi che non è tempo più di bandiere appese e si cambia, sai. Sì, il bilancio mi sembra nettamente positivo. La rassegna è intitolata Dante 2021, non a caso, perché è preparatoria di questo grande anniversario per la cultura internazionale e italiana in particolare, che è il settimo centenario della morte di Dante, che ricorrerà nel settembre del 2021, ma chiaramente sarà preparato nell'anno antecedente, come è avvenuto nel 1920-21 per il sesto centenario. Allora ci fu anche una legge speciale dello Stato, appositamente approvata dal Parlamento, proprio per il sostegno del sesto centenario della morte di Dante. Questa volta invece siamo partiti prima, in questi primi anni 2000, e la collaborazione scientifica e culturale con l'Accademia della Crusca, che è il supremo organismo tutore della qualità della lingua italiana, produce un evento, una serie di eventi di grande eccellenza che hanno una risonanza almeno nazionale. Quindi Ravenna è capitale di cultura, che attende un riconoscimento internazionale che auspichiamo arrivi il mese prossimo, e anche queste iniziative che non sono solo celebrative o rievocative, ma sono vivificanti dei valori e i significati emblematici, culturali e morali dell'esperienza dantesca,
servono per una costruzione in positivo di uno spessore e di una speranza. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.